Trattando il mito di Orfeo, ci siamo detti dunque che la musica, nel senso di ciò che è vero, buono e bello, è come un'onda che si irraggia e che è in grado di sopravvivere e continuare ad espandersi e a condividere il buono, il bello e il vero ben oltre la durata della vita terrena del compositore. Se vogliamo comprendere ancora meglio questo aspetto e capire come tutto ciò che di bello esce dalla mente e dal cuore dell'uomo, che si uniscono in questo stretto abbraccio che crea il bello, il buono e il vero, vi propongo allora un paio di esempi. Il primo viene dal mio amatissimo Johann Sebastian Bach, da una sua raccolta che proprio quest'anno compie 300 anni dalla prima divulgazione, Le invenzioni a due voci. La musica che ci raggiunge dal passato, perché questa onda di buono, di bello e di vero possa continuare a propagarsi, ha necessità di ripetitori, un po' come i nostri telefoni cellulari, come il mondo di internet. C'è bisogno di qualcosa che permetta a questa onda, pum, di ripartire e ripartire e ripartire e ripartire e poter giungere attraverso le epoche a quanti più ascoltatori e fruitori possibile. Ecco, il compositore è chiaramente colui che crea questa pagina, che crea questa bellezza, questa bontà, questa verità. Ma poi ci sono gli interpreti, ci sono gli esecutori, coloro che, ben oltre la vita del compositore, anche molto dopo la vita del compositore, permettono a questa onda, come fa un ripetitore telefonico, di continuare a propagarsi. Certo, se questo ripetitore è carente, se questo ripetitore che addirittura avrebbe il compito di trasmettere la bellezza e la bontà di questa onda alle nuove generazioni è un ripetitore che infligge un trauma, chiaramente lì il meccanismo rischia seriamente di incepparsi. Vediamo invece quanto c'è di buono, bello e vero all'interno di questa raccolta. Diciamocelo brevemente perché potremmo starci per ore. Le invenzioni a due voci e le sinfonie a tre voci di Bach contengono tutto il cuore di un padre e di un maestro, sia per i propri figli che per i giovani studenti che si rivolgevano a lui per essere non introdotti, perché lui di allievi nuovi li prendeva che già dovevano sapere certe determinate cose, perché altrimenti ne avrebbe avuti troppi e non riusciva a seguirli, ma quantomeno per poterli, sì, introdurre al mondo della bella, vera, autentica e ben fatta musica. All'interno di questa raccolta Bach si pone degli obiettivi meravigliosi: insegnare a saper leggere, comprendere, ascoltare, gustare buona musica fatta veramente bene. L'intenzione di Bach è mettere del materiale nelle mani, prima di tutto, del suo amatissimo William Friedman, il figlio nel quale aveva posto tutta la sua speranza per la perpetuazione del proprio talento musicale, ma mettere nelle mani di chiunque si ritrovasse questo strumento fra le dita, di poter comprendere come funziona un brano musicale, come gioca il contrappunto, la nota contro nota, la voce che dialoga con un'altra, come fare le figurazioni, come poter accostare i suoni, come poter ben comporre, quindi ben interpretare, quindi ben suonare e porgere il prodotto musicale come una vera e propria offerta di bello, di buono e di vero. Ora, essendo organista e appassionato di tastiere antiche, mi sono trovato davanti a un dubbio. Come poter proporre ai miei giovanissimi studenti che mi seguono una di queste pagine? Nella fattispecie, l'invenzione numero 4, il Re minore. Avevo un dubbio se presentarla su una tastiera confacente, come poteva essere il clavicordo e il clavicembalo, oppure se fare il tentativo di spostarla sull'organo.
Bene, ho scelto questa seconda opzione per un semplice motivo. Se noi cerchiamo banalmente su YouTube l'invenzione numero 4, il re minore, la troviamo fatta sul clavicordo, la troviamo fatta sul clavicembalo, la troviamo strafatta sul pianoforte. Pochissimo è nella proposta organistica. È anche comprensibile perché non è un brano nato per l'organo, è un brano in realtà nato proprio per il clavicordo. Cioè per la tastiera da studio per eccellenza. Però ho voluto fare questo tentativo perché secondo me, specialmente per i giovanissimi, l'organo riesce a trasmettere un'emozione, un colore e un'intensità un po' più immediata rispetto alle tastiere antiche a corda, percossa o pizzicata, qualsivoglia. Quindi ho voluto fare questo esperimento. Ci sono riuscito? Ma vedremo. La seconda proposta di ascolto che voglio farvi invece riguarda una tastiera ben più vicina al mondo dei nostri giovani e dei nostri giovanissimi, il pianoforte. E penso che per poter ben apprezzare il pianoforte occorra non tanto la trasposizione della musica barocca sul pianoforte, che per carità è legittima, ma secondo me non permette allo strumento di esprimere al massimo tutte le sue potenzialità. Occorre invece la pagina di qualcuno che ha deliberatamente scritto per le sonorità di questo strumento. E allora vorrei proporre l'ascolto di uno studio per pianoforte di Chopin, lo studio in Mi minore, interpretato dal mio caro amico Adam Diana. Anche qui ci rendiamo conto di qualcosa, ci rendiamo conto che l'umanità di Chopin riesce attraverso i secoli a parlarci ancora oggi. Per chi non lo sapesse, Chopin incarna dentro di sé pienamente il pensiero del 1800, rendendolo molto personale. L'emotività, l'emozione, il cercare di comunicarla, questa emozione, il cercare di vivere la intensità umana più alta e potente possibile all'interno della propria musica, di un uomo che commenta qualcosa che può spiazzarci e renderci anche malinconici, una volta che sappiamo ciò che lui stesso diceva di sé. Voi tutti, nella maggioranza, siete persone che state normalmente bene e ogni tanto vi capita di stare male. Io invece sono un uomo al quale la vita ha dato la condizione di stare quasi sempre male, con piccoli intervalli in cui riesco a stare bene. Chopin, oltre che tanti drammi legati alla propria storia personale, attraversa anche il dramma di una salute che non lo assiste per niente. E nella musica lui trova il modo di voler comunicare la sua umanità, la sua energia, la sua passione, il suo amore per la vita, il suo amore per i propri simili. Questa onda musicale così potente, così intensa, che ci rivelano il cuore di un uomo, ci può raggiungere perché qualcuno, in questo caso Adam, permette a quest'onda di ripetersi e continuare ad arrivare attraverso i secoli a noi oggi e poterci godere l'incontro
con il cuore e l'umanità di quest'uomo che ancora oggi ha tanto di bello, buono e vero da darci. Buon ascolto. Thank you.